facciamo anche partire la registrazione, lo vediamo. Allora, prima cosa, io costruisco una lista in cui, perché io dopo che ho trovato la X devo sostituirla nei tre dati, giusto sì o no? Io che cosa vi ho detto? Che se l'equazione è di terzo grado, giusto sì o no? Può essere di grado cinquantesimo. Quante soluzioni vanno? Ne avrò, se è di grado 50, avrò 50 soluzioni, giusto? Ma non c'è problema, qualunque sia il grado dell'equazione, che cosa succede? Ci sarà sempre una e una sola equazione, una sola soluzione che va bene. È chiaro sì o no? Qual è quella che va bene? Quella che è infilata dentro il calcolo delle x mi fornisce tutti i valori positivi, reali e positivi, giusto o no? Siamo d'accordo? Allora, cominciamo a scrivere, guardate la lavagna, cominciamo a scrivere la mia bella lista di reagenti, chiamiamolo prod, questi sono i prodotti, giusto sì o no? Quelli che si ottengono. Poi, questi prodotti saranno funzione di x, per indicare che sono funzione di x io faccio questa regola qua. Devo usare l'underscore. Poi dopo abbiate pazienza, questo ognuno c'ha la sua sintassi che deve essere fatta in modo specifico, giusto sì o no? Qui per dire che voglio una lista metto la parentesi graffa. Siamo d'accordo sì o no? Va bene? In questa lista che cosa metterò all'inizio? 0,10 meno x, giusto o no? Sì o no? Virgola, il secondo composto che cosa? Secondo che cosa dovevo mettere? 0,30 meno x meno 2x. Meno 2x. Siamo d'accordo? Il terzo che cosa sarà? Va, 0, lasciamolo perdere. Allora, scriviamo. Anzi, facciamo così, prodotti x e mettiamoci di un'altra variabile, virgola, t, chiamiamola t, tanto è lo stesso. Ok, e ci mettiamo t più 3x. Siamo d'accordo che questa è i miei tre. T che cosa sarà in questo caso? In questo esempio semplice, il valore di t, che valore abbiamo dato? 0, se non c'è, se io metto 0, siamo tutti d'accordo sì o no? Siamo d'accordo? Ok, facciamo una piccola prova. Se io scrivo prod, adesso ci infilo i dati qua, ci metto x, virgola, 0, che cosa ottengo? Vedete che io ho la mia lista che avevo, se i prodotti non ci sono. Ci siamo tutti, sì o no? Adesso io ho questa equazione, ogni zeta da risolvere. Questa equazione ogni osetta da risolvere, ogni software c'ha il suo comando. Il comando qua ci sono diverse varietà per l'abilità dell'informatico, non sta nel prendere un'istruzione bovinamente e infilare i dati, perché anche per risolvere anche l'informatico deve ragionare un po'. Qui vi assicuro ci sono 3 o 4 modi per risolvere la soluzione, ci sono 3 o 4 modi. È chiaro? Per risolvere l'equazione. E di questi 3-4 modi, l'abilità dell'informatico in cosa consiste? Nel scegliere quella che dà la soluzione nel modo più veloce possibile. Vi dico subito, per risolvere un'equazione con questo linguaggio ci sono i comandi solve, nsolve, root, eccetera, eccetera. Il comando che io voglio usare, quello che funziona meglio, velocemente, e mi sembra meglio, nsolve. Vedete che io ho scritto n, è venuto subito quello, giusto? Allora, parentesi quadra. Dentro la parentesi io metterò che cosa? L'equazione da risolvere, questo è ovvio, giusto sì o no? L'equazione qual è? Questa qua. Abbiamo detto che la Kc vale 64, giusto o no? 64 uguale. L'uguale nelle equazioni dei software non è un solo uguale,
perché in informatica un solo uguale a che cosa corrisponde? Alla assegnazione, giusto sì o no? L'uguale nelle equazioni come si fa? Due volte uguale. Bene. Uguale, che cosa avete? Sopra avete, mettiamo la parentesi qua, tonda, non sare, così siamo tranquilli. 3 x elevato. L'elevato come si fa? Con il pedice, scusate, non è qua, devo farlo fuori, diviso alla terza. Giusto sì o no? Diviso, linea di frazione così, sotto, perché io voglio che sia, adesso metto tutto il denominatore, devo mettere subito una parentesi, no, tonda, qui le graffe hanno un altro significato. In pratica si usano al posto tonda, benissimo. Allora, poi un'altra tonda e nella prima tonda che cosa mettete? 0.10 meno x, giusto? Per, se volete lo mettete, se non lo mettete è lo stesso, che cosa ci sarà? 0, un'altra parentesi, quindi ci sarà. Notate anche come cambiano i colori quando voi scrivete qualcosa. Per esempio, vedete che così ho fatto il per, e il per perché ha un colore diverso? Perché questa istruzione si aspetta che abbiate un numero, giusto? E poi non serve anche per indicare dov'è, anche, ma soprattutto per farvi capire, guarda che così come l'avete scritta, se io mi dai il comando esegui l'ordine, io non lo eseguo. Avete capito sì o no? Io adesso metterò di nuovo una tonda e stavolta che cosa scrivo? 0, scriverò solo un attimo, 0 più 3, qui lasciamo perdere lo 0, scriviamo subito, no scusate, 3x l'abbiamo già messo sotto, 0 punto, che cosa c'è sotto? 0.30 meno 2x, giusto? Fuori questa, che cosa dovete mettere? Elevato al quadrato, giusto? Vedete che le parentesi sono colorate, c'è qualcosa che non gli piace, perché quando le cose funzionano sono tutte nere, cosa c'è che non va? Vedete che qui ho aperto una parentesi, giusto o no? E non l'ho chiusa, quindi lui mi avverte adesso, vedete che le cose funzionano, giusto sì o no? Adesso, io lo so, ma se avessi dei dubbi, vedete, si va sopra, si schiaccia N1 e voi trovate l'istruzione. N-solve, qui ci sono tutte le istruzioni, che cosa richiede dopo che avete fatto l'equazione? Virgola, vi ricordo che la virgola ha un altro significato, serve per delimitare le varie parti, perché c'è x. Io gli ho scritto un'equazione, ma lui deve capire che quella è un'equazione, giusto? Osservate adesso, vedete che questi sono blu, queste x, giusto sì o no? Allora osservate che cosa succede adesso, virgola x, sono cambiate di colore? Prima erano blu vivo, giusto? Adesso virgola x, perché prima lui mi avverte, io ti ricordo che queste x non so che cavolo sono, mi sono spiegato o no? Sì o no? Invece scrivendo virgola x lui capisce, ah questa è l'equazione da risolvere, eccetera. Avete capito sì o no? Io adesso ho dato l'ordine alla bestia, diamo il comando di eseguire, vedete che lui mi ha brillantemente risolto che cosa? L'equazione. Vi avevo detto state attenti, io ho tre soluzioni, prima, seconda e terza, siamo tutti d'accordo sì o no? Le soluzioni per andare bene devono essere reali, quindi questa soluzione si chiama immaginaria perché c'è la i. Questo lo vedrete, l'avete già visto i numeri immaginari? No? Li vedrete, ahimè li vedrete in elettronica, questa categoria di numeri ce n'è di tutte le zuppe, in tutti i modi. Siamo tutti d'accordo o no? Ma a me abbiate capito, a me basta che abbiate capito che quando c'è una i
il numero si chiama immaginario, ma non è immaginario solo 0,069, tutto immaginario. Avete capito sì o no? Il numero immaginario è diviso in due parti. Questa prima parte si chiama reale. Questa seconda parte si chiama parte immaginarie, parte reale più parte immaginaria, che cosa mi danno? Il numero immaginario. Avete capito sì o no? Questi due, se sono numeri immaginari, via. Quindi automaticamente l'unico che va bene è questo qua. Avete capito bene sì o no? È chiaro? Ok? Adesso verifichiamo che la cosa funzioni. Io prendo questo, giusto sì o no? Ctrl C, e prendendo questo, Ctrl C, lo copio, metto qua, Ctrl V. Io dovrei prendere adesso tutte le soluzioni e metterle qua dentro, tutte le soluzioni reali, giusto o no? Mi seguite? Però qui ne ho solo una, perché ho detto che queste due sono da scartare, proviamo questa. Copio, Ctrl C, Ctrl V, vedete che cosa è successo? Qui lui mi ha dato un certo numero di cifre, in realtà il calcolo è andato con una precisione di calcolo molto maggiore. È chiaro sì o no? Quando io copio lo vedo. Io qui dopo il 4 non vedevo niente, vedete che qui c'è 3, 5, 4, perché il 3 me l'ha fatto diventare 4 in quanto ha tagliato qua, giusto sì o no? È chiaro? Adesso io gli do invio e così lui mi fa il calcolo. Il comando come si fa? Si schiaccia Shift invio. Scusate solo un attimo, ho fatto una stupidaggine perché l'ho messa al posto sbagliato. Qui che cosa dovevo mettere? Zero, perché io ho detto che questo è. Allora, cancelliamo tutto. Zero, dovevo cambiare questo. Ho sbagliato io. Ho sbagliato. La regola è che io non sbaglio mai. E se sbaglio è per vedere se state attenti e non stavate attenti. Chiaro? Allora, era la X che dovevo sostituire, quindi Ctrl V qui, giusto? Adesso sostituisco, che cosa ho ottenuto? Tre numeri. È chiaro a tutti, sì o no? Ok? E sarebbero le tre concentrazioni. Adesso voglio fare una prova. Scusate, comando io il comando N, guardiamo l'istruzione N. Che cosa mi dice il numero di cifre che deve dare? Benissimo. Allora, mettiamo che io voglia tre cifre dopo la virgola, quindi N, 3. Allora, N è il comando che mi approssima, quindi scusate, Ctrl Z, qui ci vuole N maiuscolo e ci vuole la quadra. La quadra significa fammi quello che ci metto dentro. Invece, le graffe identificano le liste, va bene? Ctrl C, io ci metto questo, Ctrl V, e dopo ci metto virgola 3. Vediamo che cosa fa. Non l'ha fatto come mai. Aspettate, virgola 4. Allora. Guardiamo, forse ho copiato male N, ma pensavo che mi desse. Magari prima, No, 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 vedi qua, N uguale a un settimo. Gli metto virgola 50 e lui mi fa. Forse il comando giusto è chop, vedete che qui ci sono degli altri comandi. Chop. Allora, solo un attimo, no, 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 non fa questo. Torniamo indietro. Allora.
proviamo questa roba qua. Ctrl C. Allora, invece di qui ci metto Ctrl V, vediamo se la prende. No, mi sono sbagliato, scusate, no. Non era qui che dovevo metterla, Ctrl Z, era qui che dovevo metterla. Ctrl V. Niente, non riesco a capire come mai non approssima a quello che io voglio. Io volevo tagliare questa cifra a tre cifre. No, è la precisione, si tratta di agire sulla precisione di calcolo. Solo un attimo, proviamo questo. No, vabbè, studierò e poi ve lo faccio sapere. Avete visto comunque che quello che conta, che cos'è? Che voi avete ottenuto la vostra soluzione che vi ha dato, aspettate, quella da tenere era questa qua, avete ottenuto, avete risolto senza troppa fatica un'equazione di terzo grado. È chiaro sì o no? Adesso io vorrei che facessimo un'altra prova. Io non metto più 0 tra i prodotti, ma metto un altro numero. Metto per esempio 0, no, qui t quanto l'avevamo valutato? 0, giusto? No. Mettiamo 0,9. Quindi, prima di tutto, ricopiamo questa. Ctrl C. Qui mettiamo Ctrl V, l'abbiamo ricopiata. Mi seguite tutti o no? Però qui invece di mettere 3x, qui metto 0,9 più 3x. Siamo tutti d'accordo, sì o no? È chiaro? Allora, vediamo che cosa succede. Di nuovo, io ho trovato tre valori della x, perché devono essere sempre 3, perché l'equazione è di terzo grado, giusto? Questi due li dobbiamo subito. Allora, scusate solo un attimo, vediamo se mi ricordo un dettaglio in più. Ctrl C, io posso scrivere Ctrl V e poi scrivere virgola, vediamo se è giusto, reali, vediamo, allora guardiamo meglio nsolve, così ci risparmiamo della fatica. Nsolve eccetera reals, deve essere plurale, scusate, l'avevo detto che doveva essere reals, quindi reals. Che cosa mi ha fatto questa opzione? Cioè, era una cosa banale. Che cosa mi ha, ripeto, mi ha dato solo la soluzione reale, mi ha evitato tra virgolette la fatica, mi seguite tutti o no, di scartare i due numeri immaginari. Avete capito sì o no? Siamo tutti d'accordo? Adesso state bene attenti, osservate, la x è diventata negativa. Io che cosa ho detto? Che le x negative non vanno bene? Devono essere positive. No! Che cosa vi ho detto? Che deve essere positiva, che cosa? Il risultato finale, la x negativa, non ho detto che non va bene. È chiaro o no? Avete capito? Sì o no? Quindi io che cosa faccio adesso? Prendo questa, giusto o no? Ctrl C e stavolta sostituisco 2 Ctrl V. Al posto della X che cosa metto? Questa così. Siamo d'accordo tutti o no? Siamo d'accordo? Quindi la metto qua.
Conto lui. Al posto di 0, che cosa metto? 0.9, perché siamo d'accordo su questo, sì o no? Ok? Allora, diamogli il comando. Che cosa ho ottenuto? Le tre soluzioni. Le vedete bene o no? E quello che conta, che cos'è? Le tre soluzioni. Quali devono essere positive? Devono essere positive queste tre. Avete capito bene sì o no? È chiaro a tutti? Ok? Avete capito o no? Allora, se avete capito questo, vediamo l'ultimo dettaglio. Vediamo che cosa significa che voi avete una equazione, cosa significa prendere un'equazione e risolverla per via grafica, va bene? Io prendo il comando che si chiama plot, giusto? Da eseguire. L'equazione era, spero che abbiate visto, questa qua, giusto sì o no? Io faccio una cosa di questo tipo, per plottare devo avere, conto il C, ve lo faccio vedere sopra, solo un attimo, conto il V, devo prendere questa parte qui, cance, e scrivere il, arrivo subito, meno 64 e metterlo dalla stessa parte, quindi come se fosse uguale a 0. Mi seguite tutti, sì o no? Ci siete? A questo punto io copio questa così com'è dentro il plot, tutta per bene, CTRL C, CTRL V, ok, virgola. Io gli devo dire che questa è una funzione di x, x, ok, x, virgola. Qui mi dà l'intervallo che devo mostrare. Abbiamo detto che la soluzione è da parte da la soluzione meno 0, 7, facciamo meno 1, meno 1, virgola 2. Così vedreste che cosa succede. Vedete che lui mi ha disegnato la funzione, mi seguite, però è un po' troppo grande. Facciamo da meno 1 a 0, così inquadriamo meglio. Allora, vedete che qui in pratica questa sarebbe la funzione. Se io vado a vedere il valore, qui non dà, non so, questa è una cosa che devo meditare bene. Solo un attimo, mettiamo plot range. Allora, plot range, virgola. Allora, mettiamo qui 0, meno 1, virgola 0, e qui mettiamo meno 1, virgola 1. Vediamo che cosa ha fatto. Dunque, ecco, forse 0 un po' più da allargare. Facciamola un pochino più allargata, 0.5. No, allora, scusate, l'opposto, stringiamola un po'. Posso fare un po'? Vai, ottimo, scusa così, non mi fai sentire scrupolo. Allora, solo un secondo, meno 1 e 0, solo un secondo. Allora, questa è la zona da restringere. Quindi facciamolo partire invece che da meno 1, da meno 0,1.
allora io gli ho fatto plottare, disegnare questa roba qua, mi seguite tutti o no? E vedete che questa roba qui interseca l'asse X qua. Se io vado qui, vedete che la soluzione, qui riuscire a identificarla, mettiamo un point, così lo vediamo meglio, solo un attimo, qua, virgola, epilogo, qui mettiamo point, graffa, mettiamo queste coordinate qua, meno questo qua, CTRL C, CTRL V, virgola, 0. Allora, avete visto che il valore della X che io che abbiamo trovato, che cosa significa? Il valore, questa funzione, io ho studiato questa funzione, ho visto il valore della X in base a cui questa funzione vale 0. Avete visto che io ho messo la soluzione qua? Avete visto sì o no? Il valore della Y deve essere uguale a 0, ho identificato questo punto. Avete capito sì o no? È chiaro? Insomma, visto che eravamo in pochi, mi è sembrato giusto pasticciare un po' con le equazioni collegate all'equazione alle reazioni chimiche, perché tanto siete informati se non vi fa male. Ci sono domande? Avete capito tutto? Avete visto tutto, quindi partendo dall'inizio? Ho creato la lista con le mie concentrazioni. Una volta che ho risolto la X, infilo qua dentro, mi seguite o no? È chiaro? Il parametro T serve perché ho detto il prodotto, prendiamolo all'inizio uguale a 0, ma non voglio fermarmi con uguale a 0, giusto? Ho risolto il primo esercizio mettendo questo T uguale a 0 e ho trovato una soluzione positiva. Le immaginarie le ho scartate. Prendendo questa soluzione e mettendola qua dentro, che cosa ho trovato? Le tre concentrazioni. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Nel secondo caso non ho preso il prodotto uguale a 0, ma l'ho preso uguale a 0,9, ho risolto e non solo, ma vi ho fatto vedere questa opzione in più, REAS, così mi sceglie solo quella reale, giusto sì o no? È venuta negativa, ma non è che sia un problema se questa viene negativa. Che cosa deve venire negativo, positivo? Il risultato finale. Poi che cosa ho fatto? Ho preso la funzione così com'era, ho fatto tutto uguale a 0, ho lasciato perdere uguale a 0 e ho disegnato la funzione, mi seguite sì o no? Poi con un po' di pazienza sono andato a identificare l'intervallo della soluzione che a me interessava, giusto o no? E nell'intervallo che a me, che cosa è successo? Mettendo la soluzione che io avevo trovato prima, virgola 0, trovo che la mia funzione interseca dove c'è l'asse x, quindi dove la y è uguale a 0, in corrispondenza della soluzione dell'equazione. Avete capito sì o no? Tanto per intenderci, risolvere graficamente un'equazione, che cosa vuol dire? Io avrei dovuto disegnare la funzione, mi seguite sì o no? E poi andare a leggere il valore della x in base al quale la funzione diventa uguale a 0, cioè dove la funzione attraversa l'asse x. Avete capito bene o no? Benissimo.